Allora, seconda parte dell'argomento che mi era stato indicato, richiesto, è ovviamente epoca e modo di parlare di lusso completamente diverso. Allora, io sono partita, che, come dire, qualche difficoltà a capire come dovevo muovermi sul lavoro. Sono partita da una ricerca pubblicata da un istituto francese della mode qualche anno fa sulla percezione del concetto di lusso sostanzialmente, o dell'oggetto di lusso, da parte di, adesso bisogna chiamarli consumatori, di persone non solo francesi. L'indagine è stata fatta, come dire, diciamo, nel mondo occidentale, un po' dappertutto. Ovviamente, in grande sintesi, da questo rapporto di ricerca, alla, come dire, necessità di indicare che cos'è un prodotto di lusso, le risposte più frequenti sono state: è un oggetto raro, è un oggetto di ottima qualità, è un oggetto molto costoso, il problema è che io mi sento parlare. O c'è qualcuno, qualcosa che sta parlando da qualche parte, io mi sento parlare. È un oggetto di una marca prestigiosa. Allora, il concetto di raro, il concetto di ottima qualità, il concetto di molto costoso, sono poi dei concetti che esistevano già di fatto nell'Ottocento. Il concetto di una marca prestigiosa, invece, è qualcosa che caratterizza il presente, che caratterizza la nostra percezione di lusso come è nel presente. Alla necessità di precisare ulteriormente la loro idea e, come dire, la sintesi fatta poi dai ricercatori su questa indagine è stata sostanzialmente questa. Allora, il concetto di, come dire, l'elemento fondamentale: il consumo di lusso contemporaneo è animato dal gioco delle marche, per cui, come dire, il lusso è diventato proprio il consumo, e su questo torneremo, e come dire, questo consumo non è mosso dagli artigiani del lusso piuttosto che, come dire, dal fatto che uno vada a cercare qualcosa in particolare, ma è, come dire, mosso dal fatto che ci sono delle marche che hanno costruito o si sono costruite come marche di lusso. Io ho un problema, mi sento parlare. Allora, sostanzialmente ne deriva che un oggetto è di lusso se porta la firma di una marca di lusso. Wolt aveva cominciato questo tipo di ragionamento, che, o questo tipo di metodo, che adesso evidentemente è arrivato a una sua sorta di condensazione. Sintesi totale: lusso contemporaneo è una questione, non è una questione di qualità, di costosità del prodotto, ma è una questione, come dire, squisitamente commerciale. Allora, arrivati a questa conclusione della ricerca, io ho deciso di fare un esempio. Quello che secondo me è stato il primo esempio, la invenzione di una marca partendo da una crisi. Questa storia di Lagerfeld con la Maison Chanel. Sono partita indietro, sarò molto rapida con l'indietro, probabilmente qui dentro tutto la storia di Chanel, ma io ne prendo solo una minima porzione
cercare di capire come si è arrivati all'oggi e come ha potuto accadere che l'oggi avvenisse in una certa maniera. Tra il 1921 e il 24, data, come dire, abbastanza lasca, come vedete, ma in realtà ci sono stati tutti una serie di motivi, la Maison Chanel, Gabrielle Chanel, fa questo profumo. Lo fa fare da questo signore che era uno che lavorava a Grasse, come dire, mette in opera questo profumo che si chiama numero 5, che è stato scritto assolutamente. Questa è una foto di Chanel, o meno, di quel profumo. In realtà Chanel non ci opera questo profumo, fa questa operazione, ma non è numero 5, anzi, è convinta esattamente del contrario, è convinta che il lancio di un profumo, seppure un profumo estremamente innovativo, lei ha scelto in una certa maniera tutto quanto, possa trasformarsi in un bagno di sangue, possa diventare una cosa che trascina nel baratro l'intera maison. Quindi decide di dividere in modo totale la vicenda del profumo dalla vicenda della casa di. Nel 1924 viene fondata questa società che si chiama Le Parfums Chanel, quindi come dire, una società che si occupa solo dei profumi, per il momento ce n'è uno, poi ce ne saranno altri, e come vedete dalle quote associative, Chanel si tiene una quota assolutamente minima, non investe. Affida il profumo a Pierre Vertemer sostanzialmente, che come dire, a tutti i requisiti professionali per questa cosa, è il proprietario di una delle grandi case di cosmetici, la Bourjois, ha una rete commerciale, ha una rete produttiva, quindi è perfettamente in grado di gestire l'intera vicenda. Vertemer è convinto che il profumo possa funzionare e quindi si mette il 70% della quota sua. 20% ce ne mette il fondatore della Galleria Lafayette, che uscirà di fatto quasi immediatamente dopo vendendo la propria quota a Vertemer, non a Gabrielle Chanel, che per un certo periodo di tempo non si rende conto di cosa significherà questa operazione. E quindi la situazione è questa. La situazione di fatto rimane questa per decenni, nonostante che Chanel ad un certo punto, quando si rende conto, cerchi di recuperare le quote anche in modi assolutamente scorretti, ma in realtà non ci riesce mai. Certamente è bravissimo a coprire anche in momenti come sono durante la guerra, Vertemer è ebreo, quindi durante la guerra deve scappare dalla Francia e Chanel approfitta del momento per cercare di recuperare le quote, ma Vertemer si è coperto, non riesce a farlo. Nel 1939, allo scoppio della guerra, Chanel chiude la casa di moda, la riapre nel 1954. I profumi intanto hanno continuato a vivere per i fatti loro, a vendere sia in Francia che negli Stati Uniti, dovunque, e quindi la società dei profumi continua ad andare avanti per i fatti propri, ma d'altra parte lei ha solo delle royalty. Io ho messo un pezzettino di un articolo di una, come dire, giornalista milanese che tutti abbiamo amato, che è morta molto anziana qualche anno fa, si chiamava Maria Pei. Scriveva su giornali di moda, ma soprattutto su della stampa che con la moda apparentemente non c'entrava niente, aveva la pagina di moda sul giorno e ha scritto per molti anni, ha fatto la corrispondenza di moda per le. Questo era un articolo pubblicato sul Europeo il 12 febbraio del 54 e parlava delle di alta moda, o meglio, il pezzetto su Chanel è
Il ritorno di Coco Chanel all'attività professionale dopo 14 anni di ha chiamato una folla eccezionale di giornalisti in via Cambon 31, non stava a mettere francese, nei saloni decorati di specchi e di paraventi. La folla era tale che gli abiti non appena intravisti, sai probabilmente gli abiti. Ma un giornalista maligno ha scritto collezione Rococo Chanel ed ha aggiunto, insomma, questa rivoluzione che ci si aspettava non era che una retrospettiva. Questa è sostanzialmente l'opinione che hanno quasi tutti moda che vedono questa collezione. Si aspettavano la rivoluzione, trovano davanti una cosa che boh, non capiscono o hanno l'impressione di cogliere come vecchia, qualcosa che viene dagli anni 20, viene da un passato ormai lontano e decotto e non, dire, non ha significato nel 1954 quando tutti loro guardavano Dior e quando ci si vedeva il costume e la gonna con la sottana con i crinolini sopra. Io ero un po' mascolini, molto austeri, non sembrano non doveri. La sensazione è forte. Contraccolpo sulla Maison Chanel di questa stampa negativa è, come dire, è mal subita, è mal sentita. Chanel è terrorizzata dal disastro. In realtà fare una collezione, una sfilata di haute couture, era un investimento non indifferente. Quindi non vendere voleva dire l'assoluto disastro, tenendo anche conto del fatto che era tanto tempo che aveva chiuso, quindi era tutta una serie di problemi dovevano essere. Pierre Vertemer viene in aiuto. Inizialmente dando un sostegno quando, ma è una cosa che si gioca in pochi mesi, quando la sensazione è veramente forte che si sia venduto poco e che quindi il disastro si avvicina, Vertemer compra tutto, quindi sostanzialmente rifinanzia la maison, compra la casa di moda, compra gli immobili di Cambon, compra assolutamente tutto. Lasciando a Chanel le royalties sui profumi che vengono aumentati, controllo delle collezioni, la scelta dei collaboratori, quindi diventa una sorta di direttore creativo di se stesso. Questo è un passaggio fondamentale. Pierre Vertemer aveva, a parte Chanel, a questo punto ha in mano assolutamente. Come tutti sanno, in realtà i giornalisti avevano sbagliato tutto, non avevano capito cosa stava studiando Mademoiselle, non avevano capito che, come dire, le donne del mondo intero probabilmente erano stanche di strette e donne larghe e quindi erano pronte anche ad accettare qualcosa. Inizialmente Chanel va avanti con queste cose un po' vengono dal passato, se volete, ma con l'idea di una donna nuova, fino a che lancia una serie di cose che tutti ancora ricordiamo come Chanel. Dalla fine degli anni 50 comincia a lavorare, mi piace si vede, sul tailleur, su questo completo fatto di tacca, gonna e concepito in un certo modo, fatto per comodo, fatto in maniera completamente diversa da come sono fatti io in quel momento, a cui associa una serie di cose. In realtà quel tailleur là, poi continua a farlo per una decina d'anni, più o meno sempre uguale a se stesso, modificando i tutti, modificando una serie di finiture, ma giocando sempre all'interno di qualcosa che sembra fondamentale per più o meno sempre. Quindi sostanzialmente si fa tessere, c'è anche un'azienda di tessitura sua, ma probabilmente lo farà anche ad altri, questo tweed a trama molto larga, con
questi fili non, assolutamente non, dire, non uguali, non omogenei, che ormai nell'immaginario collettivo, non è un tweet, un'altra cosa, praticamente non interessa più a nessuno, quando lo vediamo lo chiamiamo tessuto. Io ho messo due campioni, due particolari di due abiti, questa è una giacca, la giacca era, dato che è molto morbida, molto molle, sostanzialmente la giacca era foderata della stessa seta della camicia ed era tutta intrufolata, in modo che la fodera tenesse il tessuto. Tutto era calcolato in modo ingegnoso. Al tailleur si associano, come dire, degli elementi della bigiotteria che faceva già parte della storia di Chanel dalla fine degli anni 20 ad andare avanti, ma la bigiotteria degli anni 70, i primissimi anni 70, sostanzialmente è pensata come, come dire, rifinitura, come decorazione di quel particolare modo di vedere. Io vi ho messo questa, ne potevo scegliere molte altre, erano queste catene insieme alle perle o insieme ad altri elementi, non particolarmente vistosa, ma che funzionava come elemento. E un elemento, dire, quasi fondamentale, che era questa cintura fatta con una catena metallica, due catene metalliche, più o meno, questa ha anche passante, un altro passante di pelle, ma può anche non. In realtà veniva appoggiata sulla gonna, visto che la gonna aveva la vita leggermente bassa, questa cintura un po' pesante serviva a tenere ferma la gonna, quindi a decorare la gonna, ma anche a tenere ferma. Quindi erano tutti degli elementi, non so come dire, di costruzione di questo modo di vedere. Vengono fuori anche degli accessori che contengono questi tipi di elementi. Questa è la ormai mitica borsa 255, numero dovrebbe corrispondere all'anno in cui è stata, secondo me non è vero, come recitava serenamente e tranquillamente. Questa è una delle prime fotografie di Bare, siamo nel 1939, è credibile che non può più avere. Questa è lei, è fotografata nel 60, con questa borsa in. Allora, la borsa ha due caratteristiche. Il manico fatto con la catena che abbiamo visto, che è quella che serve per fare le cinture e che quelle, è quella che serve per tenere a fiocco le giacche. Veniva applicata all'orlo della giacca all'interno per fare la pelle. Anche qui nastro passante di pelle in modo che la catena metallica non fa fastidio o non della giacca e il, diciamo, il corpo della borsa fatto con questa matella a sete a rombi, a quadrati girati. Guardate sia questa che questa che questa, non c'è nessun elemento di marca che la distingue. La chiusura della borsa è una chiusura estremamente semplice, di quelle che si usavano negli anni 50, non aveva elementi di altro. Era una novità, l'idea del manico fatto in questo modo e l'idea del materasse. Altro pezzo che compone l'insieme sono le scarpe. Questi sandali fatti fare soprattutto da un calzolaio che lavorava a Parigi, che si chiamava Massarò, dei sandali aperti la parte posteriore, chiusi sul davanti con la punta di colore pastello. Come vedete, le punte possono anche essere
ma che si è fissato nell'immaginario collettivo è questa, ma in realtà l'idea era quella delle scarpe di colore, venivano anche queste dagli anni 20, tradizione, ma non esattamente in questo modo, quindi anche in questo caso sono abituati a chiamare queste scarpe scandalizzanti, come se avesse inventato tutto di questo completo. L'ultima cosa che ho messo è ovviamente il profumo, è un successo assolutamente e continua ad avere successo agli anni 20. Come dire, ho messo una frase famosissima, magari di nuovo, che con ogni probabilità non è assolutamente stata richiesta da Chanel, come non era stata richiesta da Chanel, effettivamente il che a mano Marilyn Monroe in questa foto, vabbè, fa parte di una pratica, è stato un boccetto che apparteneva a Marilyn Monroe. La cosa mitica è che cosa donna, ma una camicia da notte, e io rispondo, ma non c'è nemmeno la verità. Come dire, credo che nessuno sarebbe mai riuscito a pensare una cosa di tale solo perché è venuta spontanea. Allora, tutto questo accade nell'arco di una poco più di una decina d'anni. Chanel è ormai una signora, non si può neanche dire anziana, ormai era vecchia, e più lei, però ci sono quelli che hanno lavorato con lei, accanto a lei, fino in quel momento, che possono portare avanti la maison. Quindi vengono scelti i due premier d'atelier, un uomo e una donna, Jean Colouzon e Yvonne Daudel, come dire, i collaboratori degli ultimi anni di Chanel, che continuano a perpetuare gli insegnamenti di Mademoiselle, continuano a rifare esattamente lo stesso tailleur, esattamente con le stesse metodiche, esattamente con la stessa giacca. Tutto questo nella moda può creare dei problemi, non è detto che una cosa possa andare avanti all'infinito sempre uguale a se stessa, non accade quasi mai, accade nei costumi tradizionali, ma certamente non accade nella moda. Che cosa era accaduto nel frattempo dalla parte della proprietà? Pierre Bertrand era morto nel 1965, quindi era morto prima di Mademoiselle Chanel. E ovviamente il suo posto era stato preso dal figlio che si chiamava Jacques, che non aveva evidentemente alcuna capacità manageriale. Quindi in realtà le operazioni che sono state fatte dal 65 al 74 sono state delle operazioni, lo dico in modo negativo, esclusivamente commerciali, nel senso che è stato sfruttato il più possibile il potenziale delle cose che avevano un impatto di massa, i profumi, i cosmetici, cioè la prima operazione che tenta di fare nel 77 è modernizzare, come dire, la macchina. Negli anni 70 il prêt-à-porter era diventato vincente, quindi era, dire, fuori dal tempo che una casa di moda con il nome che ancora conservava Chanel, che ormai si stava decisamente affannando, non avesse una, come dire, un'uscita nel mondo moderno che era quella del prêt-à-porter. Quindi si fa una linea di prêt-à-porter, ma la si fa come l'avevano fatta gli altri, come l'aveva fatta il Saint Laurent, come l'avevano fatta altri creatori di moda. Sostanzialmente si accende una licenza. Il produttore e il distributore della linea di boutique di Chanel è Simon
Mendes, che era il produttore e distributore di Saint Laurent, che era di Ungaro, che era di tutta una serie di altri, quindi dire, qualcuno che come dire, era di questo tipo di mercato e non del mercato dell'alta moda. Viene trovato uno stilista che era di Bourget a cui affidare il prêt-à-porter e si prova da quella parte. Questa è una delle pubblicità fatte in quegli anni del prêt-à-porter di Chanel per arrivare a qui. Tutto questo ragionamento era per arrivare a qui. Nel giro di un paio d'anni ci si rende conto che la cosa non funziona, che questo prêt-à-porter dato in licenza in realtà non è controllabile, che bisogna trovare un altro tipo di soluzione, che ormai la linea di haute couture è diventata più che vecchia, nel senso che nessuno la vuole più vedere, non sono rimaste solo la moglie del Presidente della Repubblica francese, piuttosto che una serie di altre vecchie signore che vanno alla Maison Chanel a farsi fare il tailleur, ma come dire, quelli più giovani non sono assolutamente interessati a questa cosa. La linea di prêt-à-porter, che in qualche modo continua ad essere subalterna a questa specie di spada di Damocle del tessuto tweed e di un certo tipo di cose, non sfonda. Bisogna trovare qualche soluzione. Per cui nell'81 si prende innanzitutto una decisione di carattere organizzativo. Si chiude la licenza con Symendes e si riportano a casa tutte le licenze, ma anche quelle dei profumi. Si recupera sostanzialmente, si ricentralizza tutto. E ci si comincia a guardare intorno per capire chi può essere il designer a cui affidare la direzione creativa di qualcosa di nuovo, innanzitutto del prêt-à-porter, ma anche della casa di alta moda. La cosa strana è che viene identificato Lagerfeld per fare questa cosa, ma gli si affida prima l'haute couture e poi il prêt-à-porter. Ma c'era un problema di contratti. Lagerfeld aveva un contratto con Chloé che gli impediva fino all'83 di firmare altri contratti sul prêt-à-porter, quindi gli viene affidata prima l'alta moda, poi dall'anno dopo gli viene affidato anche il prêt-à-porter. Quindi sostanzialmente dalla prima sfilata di haute couture del gennaio 1983 a tutt'oggi, Lagerfeld è il deus ex machina di tutta la vicenda Chanel, che non ha più Coco Chanel alle spalle, ma che ha alle spalle una proprietà, una gestione, un'amministrazione, una gestione finanziaria fatta dalla famiglia Vertemeer. Quindi somiglia molto, in maniera un po' diversa, ma somiglia molto alle situazioni che sono venute fuori poi nel corso degli anni 80 e 90. Come dire, una proprietà che non ha niente a che fare direttamente con la moda e poi invece una direzione creativa e tutta una gestione della macchina moda affidata nelle mani di qualcun altro. Intorno alla nomina di Lagerfeld si scatenano una serie di risse, la come dire, casa di moda più antica che ancora rimane a Parigi non può essere affidata ad un tedesco, ma come dire, più o meno la stessa cosa si è scatenata quando si è arrivato da Dior, poi hanno smesso perché ormai non ne hanno più nessuno francese, quindi hanno smesso anche loro con queste cose. D'altra parte, Lagerfeld aveva sempre lavorato a Parigi, quindi non era certamente questo il problema. Dicevo, la prima sfilata di haute couture, la prima sfilata firmata da Lagerfeld è questa. Per la primavera estate dell'83, quindi siamo alla fine di gennaio, primi di febbraio dell'83. Rue Cambon, salone delle sfilate, come vedete, assolutamente pieno di gente, sfilata molto tradizionale, con le persone sedute a
come dire, ai lati di questo strettissimo passaggio da dove passano le modelle, se guardiamo come sono defilate adesso, ne vedremo una alla fine, chiaramente siamo in un mondo completamente differente, in un'altra situazione. Che cosa presenta Lagerfeld in questa prima sfilata che suscita attenzione e perplessità contemporaneamente? Allora, Lagerfeld cerca di non spaventare nessuno, di non spaventare nessuno subito al primo colpo, per cui presenta tutta una serie di tailleur, di tweed, di quelli che la Maison Chanel faceva sempre, in modo che così, come dire, tutti erano contenti perché riavevano le cose che avevano visto fino al giorno prima, magari non sono proprio identici o sono un pochino di più nel suo gusto, ma non spaventano nessuno, mettendoci in mezzo una serie di altre cose che sono un po' diverse rispetto a quelle, che sono un po' particolari sia nella moda che si stava vedendo nei primi anni Ottanta e un po' particolare soprattutto nella moda che aveva sfilato, nei modelli che avevano sfilato la Maison Chanel dal 71 fino a quel momento. Ci sono dei pantaloni, ci sono dei completi che hanno un'aria un po' maschile e un po' alla marinara, ci sono delle cose spezzate con dei cappelli di paglia, delle cose di questo genere, quindi qualcosa di un po' differente che poi vedremo a che cosa appartengono. Aveva probabilmente già cominciato a farlo, ma il lavoro che fa Lagerfeld negli anni successivi è un lavoro di studio. Sostanzialmente analizza tutta la storia di Chanel attraverso l'analisi della storia personale di Coco Chanel, della storia professionale di Coco Chanel, dei materiali che con ogni probabilità sono conservati in archivio, e di tutto quello che era stato pubblicato dalle riviste e che era stato pubblicato intorno a Chanel. Per cercare di, non so come dire, di fare un'immersione totale in questa lunghissima vicenda, tenete conto che lei aveva cominciato nei primi anni 10, ha cominciato prima della prima guerra mondiale e ha continuato fino al 1971, quindi di materiale ce n'era assolutamente tanto intorno a cui lavorare, per cercare di arrivare al nocciolo sostanzialmente, a capire che cos'era il DNA di quella casa dei nobili. Allora, Lagerfeld ha fatto una sorta di sintesi di questo lavoro fatto nel 91 per la pubblicazione di un libricino su Chanel, un libricino di una serie pubblicata da Assouline sui creatore di moda, in cui sono usciti un po' tutti. Il volume dedicato a Chanel era stato il primo. E in questo libricino ci sono questa serie di disegni di Lagerfeld, tutti datati, lo vedete in fondo al disegno, 1991, quindi li ha fatti in quell'occasione, che, come dire, per tavole raccontano la storia di Coco Chanel, la storia professionale di Coco Chanel, divisa per decenni, scegliendo per ogni decennio pochissimi elementi, le cose che, non so come dire, al suo parere, a parere di Lagerfeld, erano quelle importanti e significative di quel decennio, proprio una centellinatura delle cose. Questo è dedicato agli anni 10 e come vedete ci sono tre cose. I cappelli, un cappello di quelli con cui Chanel aveva cominciato, uno dei vestiti di jersey fatti durante la guerra, uno dei vestiti di jersey fatti, anche questo in realtà durante la guerra, un tailleur e un vestito un po' meno, come dire, sportivo. Si passa agli anni 20. Io ho messo intorno come dire, i riferimenti, gli originali sostanzialmente da cui Lagerfeld ha tratto la cosa. Come
come in realtà volevo comunicare che fa riferimento a delle cose precise e concrete, delle cose viste, non sono delle invenzioni o delle rielaborazioni sue sulle cose che Chanel aveva fatto in quel museo. Siamo negli anni 20, il tailleur di Jersey con la blusa sotto a righe, e questo è una pagina di quello degli anni 20, il mitico vestito nero del 1927, pubblicato da Vogue, questo disegno pubblicato da Vogue. Il vestito da sera con la gonna corta e questa immagine di Coco Chanel stessa, sotto cui ha scritto Deauville o Biarritz, in realtà non è né Deauville né Biarritz, è sul ponte di un panfilo con un'amica musicista. Ed è esattamente lei, come vedete, nella stessa posizione, quindi è chiaro che ha in mente quella fotografia e ha davanti quella fotografia. Anni 30, come dire, Chanel cambia stile e Lagerfeld prende atto del cambiamento di stile. La collezione Zingara, qui vedete l'originale del disegno, il tailleur in stile anni 30, però è comunque il tailleur. Questo completo soprabito con abito sotto, che è quello che vedete qui, una delle foto di Coco Chanel nel suo appartamento, la vedete qui, lui aggiunge le camelie, io non le ho trovate, da WC io l'ho trovata negli anni 20, non negli anni 30, per cui non ve l'ho messa. Però tutta una serie, come dire, di elementi precisi, gli anni 30 sono questa cosa. 10 anni in 4 vestiti, quindi siamo di fronte davvero ad una sintesi totale. Il trionfo di Coco. Siamo fine anni, tra gli anni 50 e il 1971, quindi la fase finale. Il tailleur Chanel, quello di cui abbiamo parlato prima, tweed bianco e bordi contrastanti neri, un tailleur della prima collezione, quella del, no, era la seconda del 55, che era presentato qui in mezzo, fotografato per Vogue, un tailleur rosso, io ho trovato questa nella collezione del Metropolitan, una città tranquillamente, l'abito da copra in nero, quindi diciamo da sera corto, che è quello che vedete qui, Susie Parker, a cui sono stati restituiti i suoi capelli rossi, Chanel, che dire, come se venisse leggermente in avanti, ma la vedete, è presa chiaramente da quella fotografia. Allora, del trionfo di Chanel abbiamo 4 vestiti. In realtà, in questo disegno ci sono una serie infinita di scritte, l'ha riempito di parole. E le scritte dicono, questa è al centro, la borsa, il bijou, la scarpa, la camelia, i bottoni, le catenelle, c'è tutto. La camelia è qui in testa, le catenelle sono qui, le scarpe sono qui, quindi in realtà ci ha messo, le catenelle sono anche qui, ci ha messo assolutamente tutto. Qui sotto c'è scritto una moda assolutamente moderna basata su un'idea di passato, quello che avevano detto le giornaliste, si è basato sugli anni 20, loro hanno pensato si è fermata agli anni 20, in realtà non era vero che si era fermata agli anni 20, stava pensando alle donne degli anni 50, facendo riferimento agli anni 20. Però è qualcosa di assolutamente moderno basato su un'idea di passato, che è sostanzialmente quello che ha in mente di fare lui alla Maison Chanel. A questo punto, identificati i cardini, decennio per decennio, si può cominciare a fare un secondo tipo di decantazione, tirare fuori da questi cardini degli elementi che possono diventare dei segni, quindi qualcosa che sia svincolato dal decennio, dal capo a cui appartengono, da tutta una serie di cose.
Questo è un disegno leggermente successivo, però ha un titolo preciso. Dice: Gli elementi di identificazione istantanea di Chanel, il patrimonio spirituale di Chanel. Che cos'è che permette di identificare istantaneamente un oggetto Chanel se io lo vedo passare? La borsa, matelassé con la catena. La scarpa con la punta di colore contrastante, la camelia, la doppia C sui bottoni, il fiocco che è qui dietro, un certo tipo di gioielli, questo genere di gioielli, la giacca con i bordi contrastanti. Nel 2002 fa un'ulteriore sintesi in un disegno. Li chiama gli eterni di Chanel, quello che non ha tempo, quello che può essere usato in un qualsiasi momento perché è fuori dal tempo sostanzialmente. Di nuovo la catena, la camelia, un certo tipo di gioielli, il cappellino di paglia che portava lei, la canottiera che portava lei, la scarpa con la punta contrastante, la borsa con la frappuntatura matelassé. Qui c'è lui e qui c'è una piccolissima Chanel dall'altra parte che si stanno guardando come se, come dire, ci fosse una trasmigrazione fra i due di questi, come dire, elementi che davvero ormai sono diventati dei segni. Io trovo che questo disegno sia fantastico. Lagerfeld è, come avete capito, un personaggio che sa fare anche molta ironia su se stesso, sulle cose che sta facendo. Cioè, si prende molto sul serio, ma contemporaneamente riesce anche ad essere ironico. La posizione, questa era la sua versione grassa, la posizione in cui si trova è quella della melancolia di Dürer, sta pensando a cosa. E intorno gli stanno girando questi segni identificativi di Chanel, è come se lui col suo ventaglio in mano che in quel momento raccoglieva la macchina fotografica, eccetera, è come se in mezzo a questa girandola dovesse cercare di capire che cosa fare di tutte queste cose che ha estratto da 50 anni, 60 anni di storia. Sotto da buon tedesco mette una frase di Goethe tradotta in francese. Fare un avvenire migliore con gli elementi sviluppati dal passato. Quindi era la stessa cosa che aveva detto nel disegno degli anni 50, andare avanti recuperando delle cose che sono dietro. Quindi fare un futuro migliore, però prendendo delle cose che il passato ha sviluppato, delle cose che non ha solo buttato lì, ha anche rielaborato, su cui ha fatto delle cose, quindi riprenderli per andare avanti, non per andare, per rimanere fermi o per andare all'indietro come si era fatto negli anni 70. Alla Biblioteca Tremelloni ha conservato questo cataloghino, probabilmente distribuito durante una sfilata, non so come è arrivato lì, secondo me è geniale. È intitolato Gli elementi di identificazione istantanea di Chanel. Ancora più ridotti all'osso, non c'è più il cappello, non ci sono più una serie di cose. È del 96. Catena, doppia C sul pendaglio della catena, ma che poi sarà anche su altre cose. La punta bicolore, senza la scarpa dietro, solo la punta bicolore, è lei che punta. La borsa matelassé con il suo pezzettino di catena, i bijou di grande dimensione, i bottoni sempre con la doppia C come questa, la camelia. E dentro ci sono una serie di tavole così, come se partendo da quegli elementi, sulle tavole, avesse provato a sviluppare tutto quello che si può fare, che ti può venire in mente partendo da come dire, dai piccoli elementi. Allora, il gioiello di Chanel che lui ha identificato e ha fatto in un certo modo,
lo facciamo esplodere, ne facciamo una serie che hanno lo spirito di quello, ma non sono più quello, sono delle altre cose. Identica cosa con le camelie. La camelia, l'unica camelia fotografata in una, come dire, negli anni 60 su un abito di Chanel, era certamente bianca e fatta in un certo modo. Si possono fare camelie di qualsiasi tipo di materiale e di qualsiasi tipo di colore. In realtà sono tutte riconoscibili perché sono tutte camelie. Se andate a vedere su internet e mettete dentro camelia Chanel, vi vengono fuori le cose più incredibili, ma è vero che sono tutti identificabili come Chanel. E in questa tavola ce ne sono una serie, probabilmente la primigenia questa, a tutti i colori e tutte le forme. Tante catene quante ne volete, con pendagli fatte a cintura, fatta con la doppia C, eccetera. È come se dicesse basta che ci sia l'elemento catena. Bottoni di ogni genere tipo, tra l'altro con la doppia C, ma anche con una serie di altri segni identificati. Per esempio qui c'è il 5. In questo caso c'è la borsetta, quindi anche in questo caso si possono anche mescolare le cose, non necessariamente deve essere una sola. Scarpe e borse. Che cosa caratterizza le scarpe? Chiaramente la punta di colore contrastante, sì, può essere di colore contrastante, ma è come se dicesse basta che ci sia il segno del taglio della punta, poi è quasi sufficiente così, non è necessario. Borse, matelassé di qualsiasi tipo colore, ma a questo punto contrassegnate con la doppia C, che possono anche essere fatte di pelle liscia. Ma basta che ci sia la catena o che ci sia la doppia C o questa specie di shopping bag con una doppia C è più che sufficiente. A questo punto, scoperto il meccanismo, io ho dei segni, sono quelli. In realtà posso farne quello che voglio, nel senso che è come se, come in geometria, una forma posso tirarla come voglio, ma rimane la struttura geometrica della stessa, quindi posso giocarle in maniera differente. Io ho messo questa foto con Inés de la Fressange che ha addosso di tutto di più, dai braccialetti con i pendenti con la doppia C alla foto di Lagerfeld attaccata alla collana, le collane di perle, il tailleur di tweed, la camelia in testa, tutto quello che vi può venire in mente le è stato messo addosso. E a questo punto comincia a lavorare. Ma aveva cominciato a lavorare da subito, non se ne erano accorti in molti, ma l'operazione era cominciata già dalla prima collezione, quindi l'idea evidentemente già c'era. Allora, questo è un vestito nero con una cascata di collane, questa che vedete in basso è Coco Chanel, siamo nel 36, erano le sue collane di perle. Qui abbiamo una cascata di collane esattamente come portava lei. Lei portava grandi braccialetti ai polsi, quindi qui ci sono grandi braccialetti ai polsi. E abbiamo cinture metalliche, gioielli in vita. Apparentemente un vestito nero come quello che lei sta indossando in questa fotografia, con la panoplia di gioielli che lei si metteva addosso. Il problema è che quelli non sono gioielli. Quelli su questo vestito sono ricamati. Il vestito è fatto con una decorazione a gioielli, a cintura, bracciali, eccetera. Quindi, se volete, è un gioco di pop art. Sto rifacendo la stessa cosa, ma lo sto facendo in una maniera completamente diversa. Come se io avessi fuso insieme il vestito nero e i bijou che Chanel faceva già dagli anni 20, che negli anni 30 portava in questa maniera. Stessa operazione
viene fatta in una collezione di prêt-à-porter con la borsa. Questa è la borsa che avete visto prima e la modella, che secondo me è esempio di Nestlé Frassante, ha sulla spalla una borsa a tracolla. Il problema è che non ce l'ha sulla spalla, la borsa è ricamata sul vestito. Quindi anche in questo caso, fuso insieme i due elementi, tutte e due di fatto appartenenti alla storia Chanel, ancora il vestito nero e poi la borsa messa con la catena messa sulla spalla in questo modo. E a questo punto ci si può scatenare, nel senso che il materasse della borsa può diventare qualcosa di completamente diverso, può diventare il tailleur, la superficie del tailleur. Il tailleur è completamente coperto di paillettes, ma il ricamo delle paillettes è fatto con il disegno del materasse della borsa. Il tailleur è fatto come un classico e canonico tailleur Chanel, senza collo, senza bottoni, tutto quello che volete, e ha anche la bordatura tipica del tailleur Chanel, ma la bordatura non è fatta come veniva fatta negli anni 60. La bordatura è la catena della borsa con passato dentro la fettuccia di pelle. Quindi sostanzialmente io ho fatto un tailleur borsa, ho come dire, mescolato insieme i due elementi e questo tailleur da sera di paillettes e cosa è assolutamente riconoscibile come Chanel. È impossibile non pensare guardando questa cosa che sia qualcosa di Chanel. Con la borsa posso fare anche assolutamente tutt'altro. Posso fare una specie di cappello di soldato della regina, di guardia della regina Elisabetta, infilato in testa in questo modo con la doppia C davanti. Posso farlo anche in questo modo, che è ancora più discutibile se volete come cappello rispetto a quello, perché sembra proprio che si sia infilato in testa la borsa, in doppia C davanti. Ma posso fare anche questo gioco, le maniche di questo cappotto del 90 sono fatte con la stessa lavorazione della borsa e probabilmente anche con la stessa pelle della borsa. Il giaccone, pur non avendo niente a che vedere con come forme, come proporzioni, con il tailleur, in realtà è concepito come il tailleur, i bottoni sono con la doppia C. È senza collo, i bordi sono rilevati ma fatti con la pelle delle maniche e via di questo passo. Quindi, come dire, io metto insieme delle cose e lo faccio diventare qualcos'altro, decisamente di nuovo, decisamente qualcosa che Mademoiselle Chanel non aveva fatto e probabilmente non avrebbe mai pensato di fare. Ma nel 1990 lei non c'era più. E a questo punto il problema era stato fin da subito cercare di ringiovanire la clientela della maison. Probabilmente la Madame Mendes France questo cappotto, questo diciamo tailleur non l'avrebbe mai comprato, ma questo tailleur era destinato a qualcuno decisamente più giovane rispetto a lei. Quindi un altro pubblico e un'altra situazione per la maison. Anche nelle cose che sembrano più tradizionali, c'è una, non so come dire, una forma di sberleffo, una forma di ironia, una forma di totale trasformazione e anche una forma di sperimentazione. Allora, questo è un particolare di questo tailleur, è un tailleur del 62 conservato al Metropolitan Tweed, ripresa della sfrangiatura con questi fili blu ricostruiti. Lagerfeld fa il contrario, il tailleur è blu con i bordi bianchi. Il problema è che il tessuto con cui è fatto il tailleur è di lana, è un bouclé di lana, va benissimo, ma quello con cui sono fatti i bordi è una passamaneria di plastica laminata.
probabilmente pensata per qualcosa che non aveva niente a che fare con un vestito e tantomeno con un tailleur in stile Chanel. Quindi la forma che viene dal passato si combina con qualcosa di decisamente moderno, qualcosa, come dire, anche dal punto di vista della ricerca dei materiali, qualcosa di totalmente nuovo e totalmente differente. Queste due le ho messe a confronto perché secondo me ne vale la pena. Questo non è una tuta da sub, anche se l'ispirazione era una tuta da sub, è un tailleur Chanel, nel senso che era portato con i pantaloni stretti, ma in realtà la giacca è fatta esattamente come questa. È completamente coperta di paillettes, quindi utilizza una tecnica che ha a che fare con l'alta sartoria, con gli abiti da sera, ma la forma a cui si fa riferimento è qualcosa di completamente diverso. Credo che lei sarebbe inorridita vedendola, però la cosa era certamente un passo in avanti, è qualcosa di decisamente nuovo rispetto al costante totale rifacimento di questo periodo, di questa giacca. Se volete, è una sperimentazione, una forma ironica, la si può giocare anche al contrario, la si può giocare anche come forma, non so come dire, rarefatta, raffinatissima, ottenuta con una tecnica che solo le sage credo sia in grado di fare. Allora, il tessuto di lana bouclé con questa grana è stato come sfrangiato, sfilato, applicato su una base di tulle e cose, ma come sfrangiato a ricamo, tirati i fili in modo da ottenere questo tipo di risultato, e tutto ricamato con queste perline beige, oro e corallo, che danno, non so come dire, questo effetto tridimensionale e vagamente colorato, sono gli elementi di corallo che ci sono dentro, che danno questo effetto di rosso, un oggetto di una raffinatezza anche dal punto di vista della tecnica di realizzazione assolutamente incredibile. La forma è più o meno vista con tutte le sue trasformazioni sempre lo stesso, l'oggetto è completamente differente. Questa è una delle ultime collezioni e se là il tweed veniva lavorato dal sage in questa maniera straordinaria, qui è ottenuto tessendo dei nastri, dei nastri più o meno grossi, c'è in realtà è una tessitura a mano, è una tessitrice artista che fa queste cose. È tessuta con nastri più grandi, la gonna che vedete qui è tessuta con questo nastrino più sottile, la stoffa per fare questo tailleur, ma siamo sempre nell'ottica, nella logica di questo tessuto Chanel fatto però con colori completamente diversi, con tecniche completamente diverse che alludono a quello, ma distanziandosene anni luce. Per quanto riguarda le scarpe, ho messo solo questo, nel senso che questo è il disegno che avevate visto. Queste sono del 95, queste erano dell'86. Credo che davvero basta fare una passata su internet per vedere tutte le possibili variazioni che nel corso degli ultimi 40 anni queste scarpe hanno visto, subito, elaborato, rielaborato, eccetera. L'idea della punta contrastante ottenuta in tutte le maniere diverse, con le forme più diverse, le utilizzazioni più diverse. Questa era la doppia C trovata sul Vogue degli anni 20, era una scatola per la cipria e probabilmente intorno al 1905, probabilmente è, almeno per quanto mi riguarda, la doppia C più antica che ho trovato, poi era scomparsa. Anche perché non c'era nemmeno sul profumo. Queste sono
nelle collezioni dei primi anni 90, questa è più recente, la doppia C l'avete vista sui bottoni, sui pendenti, sulla bigiotteria, eccetera. Può essere usata anche in maniera, non so come dire, ironica e trasgressiva. Su queste mutande da uomo utilizzate, non si sa bene con quale finalità, nel senso che il reggiseno è evidentemente un reggiseno da donna, le mutande hanno una forma decisamente maschile, il tutto è indossato sotto una giacca di tweed che farebbe pensare ad una utilizzazione, non so come dire, formale in qualche modo, quindi commistione di cose varie. Caneglie, cintura, tutto quello che serve per completare l'opera. In questo caso Naomi Campbell ci offre un ridottissimo bikini con questa evidente doppia C piazzata sulla mutanda, accompagnata da una abbastanza singolare, se la guardate, trasformazione in colore della borsa con la catena che non è più metallica ma è diventata rosa, il nastro passante azzurro con la borsa che è bordata da questa catena colorata. E in questo caso la doppia C mette insieme tutti questi elementi. Questa è una collezione più recente. La doppia C è direttamente fatta con un ricamo che allude evidentemente alla catena. Quindi, commistioni di cose. Come dire, Lagerfeld ha in mente un pubblico nuovo per Chanel. Sono chiaramente due disegni suoi, non si vedono molto bene, ma sono due disegni suoi, questo per il 2002 e questo probabilmente, ma più o meno della stessa epoca. Questa è Coco Chanel con un paio di jeans e questa è una ragazza degli anni 90, dell'inizio del nuovo millennio, a confronto con Mademoiselle vestita ancora alla sua maniera, con tutta una serie di indicazioni che sostanzialmente dicono che anche a lei andrebbe bene questa nuova versione. Che cosa fa per ingiovanire? Mette in mezzo, dentro alla collezione, delle forme vestimentate che hanno a che fare con un pubblico decisamente più giovane rispetto a quello delle vecchie signore che frequentavano la sartoria di Rocambole. Prima cosa, evidentemente, la minigonna. Si accorciano le gonne nel 1983, dal 1983 in avanti, qui siamo 86-87. Non era più pensabile continuare a tenere in mente il diktat di Mademoiselle Chanel che nella seconda metà degli anni 60 aveva detto che la cosa più brutta che le donne hanno sono le ginocchia e quindi era un delitto fare delle gonne che scoprissero le ginocchia delle donne. In quel momento era in polemica con tutta la moda inglese, tutta la moda giovanile, ma ormai erano passati 20 anni e quindi si poteva anche riprendere in mano il ragionamento e pensare che forse Mademoiselle Chanel quella non l'aveva indovinata e che la minigonna aveva funzionato. Quindi si rifà tranquillamente il tailleur con una gonna tagliata di 20-30 cm in modo da farla diventare una minigonna. Si fanno anche cose di questo genere. Qui siamo nel 94, quindi la famosa giacca diventa una sorta di pile, come dire, rosa confetto, fa tanto, non so come dire, personaggio dei fumetti o personaggio di quelli che piacevano a mia nipote quando era più piccola, o a tua figlia quando era più piccola. Ma chiaramente ci dice anche qualcosa, ci dice che stiamo pensando anche a delle ragazze di quest'età, quindi che il mondo Chanel si sta allargando, certamente le signore, certamente il coso, ma anche ad un pubblico decisamente più giovane, quindi non ci sono limiti di età.
e non ci sono limiti nella creazione di oggetti che siano anche adatti ad età differenti. Non so dire quante ragazzine abbiano comperato questa cosa, o poi il papà o la mamma gliel'abbiano comperato. Comunque, come dire, la cosa è stata proposta, quindi, e l'idea, da un certo punto di vista, dal punto di vista del target a cui, o dei target a cui si stava pensando, aveva un suo senso e aveva una sua funzione. Nel disegno avete visto Coco Chanel con un paio di jeans, abbastanza rapidamente, anzi ci prova subito, la cosa non funziona, aspetta un po' di tempo e ci riprova. Lagerfeld fa, come dire, mette il denim nelle collezioni, quindi utilizza il tessuto jeans vorrei far notare una cosa, sono collezioni di haute couture, non sono collezioni di prêt-à-porter, quindi l'idea di utilizzare il denim in collezioni di haute couture non era così ovvio. Nelle collezioni di prêt-à-porter certamente tutti gli stilisti e tutti i marchi avevano la loro linea jeans in qualche modo, ma nelle collezioni di haute couture di Chanel non era così ovvio pensare di metterci dentro questa cosa. Quindi qui sono tutte e due nel 91, è quella secondo me più interessante, sono quelle più interessanti. La giacca di Tweed accoppiata ad una gonna jeans sfrangiata, neanche con l'orlo fatto, e in questo caso accoppiata addirittura con un blusotto di jeans, quindi qualcosa di decisamente sportivo, non certamente l'idea formale che poteva essere in mente a quelli che portavano avanti il mitocianalismo in una certa maniera. Lei aveva una certa idea di formalità, ma anche di informalità, non era così legata al fatto formale. La si era poi ingessata. In questo caso, un vestito da sera, ce ne sono diversi colori di questi vestiti da sera, con questi stacchi clamorosi, non so come dire, assolutamente etereo e da bambola, messa con un giubbotto e dei vestivali da motociclista. Quindi, l'accoppiamento nel mondo di haute couture con fra la sera più rarefatta, se volete, e le mode di strada, con ovviamente i vestivali da motociclista, con l'impuntura, con le catenelle, con tutto quello che volete, ma mondi assolutamente diversi messi a contatto. Anche la bigiotteria abbandona o quantomeno supera la catenella con le perle per diventare una sorta di fantasmagoria di cose, mettendo insieme anche l'idea della bigiotteria più grande, più grossa che Chanel aveva prodotto tra la fine degli anni 20 e gli anni 30, e tutta una serie di elementi diversi che vengono fuori, elaborando e rielaborando tutte le cose che ci sono in archivio o che si sono viste. Devo dire che anche questa cintura a sottanella da Havaiana con le catenelle pendenti non è niente male, ma la quantità di bijou e di elementi vistosi che ci sono. Ecco, io ho messo a confronto queste due immagini che se, come dire, a primo colpo d'occhio hanno una grande somiglianza. In realtà questa l'ho trovata su Vogue Italia molto tempo fa e in questa mi sono imbattuta molto più recentemente. Questa fa parte di un servizio di un redazionale di Vogue Italia pubblicato nell'ottobre del 91. Questa è evidentemente una modella e la didascalia dice trench di taffetà, borsa, tracolla, cintura e orologio, tutto Chanel. Quindi siamo nel tranquillo redazionale della rivista di moda, in cui la foto invece di essere fatta in studio è fatta per strada, niente di particolare. Lei è taggata Chanel
Chanel la testa ai piedi, ma in realtà ha addosso un trench non particolarmente particolare o connotabile. Certamente ha le cinture, certamente ha la borsa, ma ha addosso un paio di jeans che non vengono presi in considerazione, quindi sono un paio di jeans che viene da qualche altra parte. E come dire, le persone che ci sono intorno si guardano, ma probabilmente guardano più il fotografo che come è vestita lei. Questa non è una modella, questa è una, l'ho trovata in questo sito che si chiama timbo.com, come dire, è una ragazza fotografata per strada, forse da una sua amica, forse non da un grande fotografo, non è una gran foto in realtà, ma se la guardate c'è una somiglianza fortissima, porta la borsa allo stesso modo. Cioè, nel 91 Lagerfeld aveva in mente di arrivare lì, cioè aveva in mente di arrivare a quel tipo di pubblico, a un pubblico che si vestiva in modo diverso, che si vestiva in modo più giovane, ma che prendeva anche in modo, non so come dire, meno ossequioso quello che veniva fuori dalle case, di alta moda parigine. O che veniva fuori dalle Marche, perché anche lei ostenta la sua bella borsa con la doppia G, convinta di avere addosso, e siamo convinti tutti, un patrimonio di borse, non ci sono grandi sconti nelle borse di Chanel. Queste sono due copertine di Vogue, che sembrano, non so come dire, la sintesi di tutte le tavole che abbiamo visto prima. Le due modelle hanno addosso, questo era uno speciale dedicato a Chanel e questo era dedicato al denim, hanno addosso tutto, il cappellino con la doppia C al collo, la camicia, le collane, il pendente fatto in un certo modo, le cinture, i bracciali e tutto quanto. Può far parte dei segni Chanel, quindi la identifichiamo in questo modo. Qui c'è anche scritto, ma non avremmo bisogno che ci fosse scritto per riconoscere tutta la roba che ha addosso. In realtà, se guardate tutta la roba che hanno addosso, a Coco Chanel non sarebbe mai venuto in mente di fare quella roba lì, perché ha tutte delle dimensioni troppo grandi, tutte delle dimensioni che lei non avrebbe ritenuto eleganti, tutto è troppo ostentato in qualche modo. Quindi, come dire, è come se tutto fosse finalizzato a comunicare che tutta quella roba lì è Chanel. Problema che lei in realtà non si sarebbe posto in questo modo, ma che se torniamo al discorso d'inizio, invece, adesso ci si pone, è di lusso solo quello che appartiene a una certa marca. Quindi io ho bisogno di sapere che quel prodotto è di Chanel e di far sapere che quel prodotto è di Chanel perché, come dire, adesso significa lusso il fatto che sia di Chanel. La stessa borsa matelassé fatta magnificamente da un artigiano di un posto, non dico quelli comprati in spiaggia, ma fatta in modo stupendo da un artigiano di un'altra parte, non ha nessun significato, ha il costo di una borsa di pelle con delle punture e ha il significato della borsa di pelle con delle punture. Non è un oggetto di lusso perché non è di Chanel. Come si tiene in piedi tutto questo? La cosa iniziale diceva c'è una lunga storia alle spalle e fa parte di una lunga storia. Bisogna tenere in piedi il ricordo come dire, del luogo, del paradiso a cui tutti questi segni appartengono. Quindi bisogna tenere in piedi il mito di Coco Chanel, creare il mito di Coco Chanel prima e tenere in piedi nel tempo il mito di Coco Chanel. Questo è un bar con Coco Chanel. E, come dire, tenere in piedi questo mito, comunicare questo mito volta per volta nel tempo, significa fare riferimento a lei in persona. Allora, io vi dicevo, questo è un tailleur della prima collezione, l'avete visto prima, vi dicevo che avremmo ripreso.
In questo tailleur ci sono una serie di elementi che appartengono all'icona Chanel o al mondo Chanel. Questa camicia con il papillon viene dalla prima collezione fatta nel 1954. Questa foto aveva fatto il giro del mondo e quindi si va a recuperare fra quegli elementi dei decenni precedenti quello che serve e una questa camicia. Questa foto di Coco Chanel negli anni 10 insieme a Roy Keppel ha fatto il giro del mondo, è pubblicata da tutte le parti. Chanel ha i pantaloni. In un periodo, poi ha dei pantaloni da cavallo in realtà, non è che abbia dei pantaloni perché lei va in giro i pantaloni, però l'idea che lei negli anni 10 si mettesse i pantaloni ha fatto. Ha consentito di costruire il mito del fatto che lei era decisamente più avanti delle altre e che lei si metteva delle cose molto prima di quanto non facessero le altre. Non era nemmeno normale a quest'epoca che una donna andasse a cavallo con i pantaloni da cavallo, però giocava in casa, non è che stava facendo una corsa o altre cose, era, come dire, era nelle stalle sostanzialmente. Del fidanzato del momento. Questa è un'immagine che abbiamo visto prima, che Lagerfeld ha ridisegnato, ecco Coco Chanel sul ponte del Flying Cloud, siamo nel 28, questo è un completo della seconda collezione fatta da Lagerfeld e gli elementi di richiamo sono assolutamente evidenti. Quindi è chiaro che in mezzo alla collezione lui mette delle cose rielaborate a modo suo, evidentemente rielaborate al momento in cui le sta facendo, ma che fanno riferimento a lei. In alcuni casi non sono rielaborate a modo suo, sono, come dire, la fotocopia di quel momento, di quella situazione di Chanel. Questa è una foto di Coco Chanel sulle spalle di Serge Lefebvre, è una foto del 37. Nel 95 vengono presentati in collezione questi completi. Non credo di non aver bisogno di fare commenti. L'unico commento che faccio è questo: l'uscita finale della sfilata era un gruppo di modelle, tutte vestite con questi completi, portate in spalla da una serie, da altrettanti giovanotti che hanno fatto fare la passerella. Quindi chi conosceva la foto, ma anche chi non la conosceva, è andato a cercare, era del tutto evidente che stava passando Chanel sulla passerella in quel momento. Quindi molto di più che una citazione o qualcosa che si riferiva al passato. Questa è una foto pubblicitaria fatta da Lagerfeld, uscita su tutti i giornali nel 96 e come guardate, vedete, vestito, posa, tutto quanto è assolutamente una fotocopia di una foto di Chanel del 35. Quindi non sono continue, ma come dire, appaiono nel corso del tempo come dei momenti di ricordo, ce l'hai dietro. Facciamo omaggio a lei. Come dire, la ritiriamo fuori in modo diretto e in modo indiretto. Questo è un modo, bah, indiretto, ma neanche tanto. Nel 2007 è stato lanciato questo profumo che si chiamava Coromandel. Chanel aveva nel suo appartamento questi paraventi Coromandel, di cui andava assolutamente fiera. Che sono stati fotografati in tutte le occasioni, nel senso che lei di solito si faceva fotografare davanti a quei paraventi. Allora, il profumo chiaramente si riferiva a quell'elemento, ma qualche anno prima era stato fatto questo completo, questo soprabito Coromandel, presentato in collezione di Haute Couture. Il soprabito è completamente ricamato da Lesage, con dei disegni presi dai paraventi. Quindi, come dire, richiami ad anni diversi, in modi diversi, a situazioni analoghe e sempre le stesse, e sempre che appartengono a lei.
fino ad arrivare al mito della sua vita. Adesso passiamo, non so se sono stata. Nel 2008 Lagerfeld ha dichiarato: si stanno facendo così tanti film su Chanel che ho avuto voglia di farne uno anch'io. Allora, dal 2008, io sono arrivata nel 2014, credo che ne abbia fatti anche altri nel frattempo. Vi faccio vedere solo l'inizio. Questa è chiaramente non adesso ne bastava vedere sotto questo. Allora, quel primo film, come avete visto, raccontava gli inizi sostanzialmente di Chanel, è la boutique dei cappelli di Deauville, ci sono, ma forse non è neanche quella di Deauville, è quella di Rocambeau, ci sono una serie di personaggi che entrano, poi c'è il Granduca Dmitri che entra in gioco, il profumo numero 5, eccetera. Ma ce ne sono una serie, ce n'è uno degli anni 50 dedicato a Shanghai, sa Dio come, poi ce n'è uno appunto dedicato a Deauville, eccetera. Come se di film in film lui ricostruisse la leggenda della vita di Chanel come la Maison Chanel di adesso sostanzialmente vuole ricordarla e vuole che sia ricordata. Questi sono film pubblicitari sostanzialmente, sono stati fatti normalmente in occasione delle collezioni di mezza stagione e chiaramente riferiti alle situazioni o alle fonti di ispirazioni di quella collezione. Questa collezione che avete visto aveva sfilato in Russia e quindi era dedicata alla Russia, quella di Shanghai perché c'era stata la sfilata a Shanghai e via di questo passo. Quindi, il tutto nasce non perché a lui viene in mente di fare un film su Chanel, ma perché dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della costruzione dell'immagine, la cosa funziona e bisogna tenerlo vivo e quindi fare queste cose anche un po' buffe del fare un film muto, direi, nel modo che avete visto. Da un regista che non è propriamente di Vegas, ecco, non questa invece ve la voglio far vedere, spero che ci sia ancora tempo, non so che ora sia. Grazie.
Quello che ha trovato, quello che ha capito e quello che come dire, è come l'ha portato avanti, è come l'ha trasformato, è come l'ha fatto diventare da un, come dire, da un abito di haute couture ormai completamente decotto. E credo che dirlo adesso, forse ci possiamo capire in pochi, sembra strano. Ma alla fine degli anni 70 un tailleur di Chanel era qualcosa che apparteneva al mondo delle zie zitelle. Non era nemmeno pensabile di andare a farsi fare o a comprare qualcosa di quel genere. 10 anni dopo era qualcosa di totalmente differente, non c'era rapporto, non c'era paragone, è riuscito veramente a capovolgere completamente l'immagine. Nell'ultimo pezzo di Ironia, e poi ho finito, anzi finisco con questo, questo è il finale della sfilata dell'autunno del 2008. Io vi faccio vedere solo il finale, la sfilata si svolge tutta intorno. Se riesco a farlo. Ecco, al centro della pedana c'è questa grande giostra con i segni di Chanel. Thank you.
per il momento continua a girare. Direi che se vogliono di questa, visto che ci sono tutti i link per i filmati e le cose, se vi interessa vi lascio il favore. Ho messo sullo schermo. Ma secondo me è una decina d'anni, perché lei ha chiuso nel 39, probabilmente un po' meno, però lui è andato a New York, è andato a Bari. Allora, il problema dei bijou di Chanel è ancora un problema per me. L'ha studiato, c'è una collezionista di gioielli, che è una studiosa a Milano, che si chiama Diana Carneficera, che ha cominciato a guardare dentro a queste cose dei bijou di couture. Allora, ha detto che da Chanel non hanno nemmeno l'archivio in ordine loro, e chiedono a lei, lei era andata per studiarlo, e loro chiedono a lei la datazione dei bijou. Evidentemente è un lavoro che non è mai stato fatto in modo approfondito e ordinato nel corso del tempo, per cui probabilmente lei faceva produrre da vari e anche disegnare da vari. Però finché uno non può mettere le mani dentro l'archivio e cominciare a mettere a posto queste cose e a cercare di capire come sono organizzate, è estremamente difficile. E loro sono molto gelosi. Sono uscite poche cose da loro e danno anche, non danno possibilità agli altri di andare. In realtà è estremamente comprensibile, stanno continuando ad utilizzarlo loro l'archivio e quindi lo... un po' come le storie come degli archivi comaschi. Non ti faccio vedere il mio perché ci lavoro. Era il mio edito, buonasera. Secondo me è la stessa di quei tessuti che vi ho fatto vedere prima. Allora, anche questa, sono stati, anche in queste cose sono stati estremamente bravi, poi di cose ce ne sarebbero da raccontare. Allora, avete presente la quantità di profumo Chanel numero 5 che viene venduto nel mondo? Cioè, non riusciamo ad immaginarla. Allora, il racconto dice che a Grasse è stato comperato un podere dove vengono coltivate le rose per fare il profumo Chanel numero 5. Credo che bisognerebbe piantare a rose tutta la Francia per riuscire. Allora, l'essenziale è tenere, poi probabilmente le rose di quel giardino vengono utilizzate certamente ma per fare l'essenza, non il profumo numero 5 che tutti noi compriamo o che non compriamo, non importa. È tenere in piedi un certo tipo di immagine. Hanno fatto un'operazione raffinatissima da questo punto di vista.
una delle sfilate, quella di mezza stagione di autunno-inverno, si chiama Le Métiers d'Art. Allora, la Chanel ha finanziato una serie di artigiani che lavoravano per loro da tanto tempo, in modo che mantenessero le loro lavorazioni artigianali. Uno è le sagge, poi c'è le marie, c'è quello che fa i bottoni, c'è il grecois, ce ne sono una decina. Allora, evidentemente, come dire, le sagge ricama un certo tipo di collezione, però l'immagine che Chanel dà di sé è che i vestiti sono fatti in maniera artigianale, che i ricami sono fatti da queste grandi, i grandi ricamatori parigini, che appunto la testrice che sta tra le pecore in Normandia fa tutte le cose. Certamente ne fa una piccola parte, però l'immagine ricade anche su tutto il resto, quindi noi abbiamo l'idea del raro, del prezioso, assolutamente controllato, anche se poi il profumo che compriamo noi è un profumo di massa, sostanzialmente lo troviamo in tutte le profumerie del mondo, in tutti gli aeroporti, in tutte le cose, ci manca che lo troviamo al supermercato sotto casa. Però l'immagine è comunque tenuta alta attraverso tutta una serie di cose estremamente sapienti, per cui anche questa città non. Secondo te questo lo dovessero fare semplicemente perché c'è, cioè non semplicemente, perché c'è questo grande marchio dietro, o potrebbe essere la stessa operazione, anche se c'è un marchio, però facendo passare questa immagine, cioè il grande potere della Il problema è che. cosa di oggi. Cioè, no, io No, 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 l'ho capita. capito. Il problema è una sorta di gatto che si mangia la coda, nel senso che il grande artigianato quasi non c'è più. Come dire, costruisco o sostengo l'immagine dell'ultimo grande artigiano, del panda dell'artigianato, perché mi fa immagine. Però contemporaneamente faccio delle cose che, per l'amor di Dio, di alta qualità, non sto dicendo che sono le cose, però io faccio delle cose che non potrebbero essere fatte dall'unico artigiano panda che è rimasto, perché Le Sage non sarebbe in grado di ricamare tutti i vestiti che vanno in giro per il mondo di Chanel, non sarebbe pensabile. Tra l'altro sarebbe anche un'operazione con dei costi ancora più alti rispetto a quelli che. Faccio un esempio che non c'entra con Chanel, ma che come dire, probabilmente ci permette di capirci. Ci sono fuori la Prada dei collettini, detti collane, ricamati con degli Swarovski, degli Sbrillocchi di vario tipo. Allora, le cose per Prada le fa un artigiano ricamatore milanese. Il vecchio padre era il ricamatore di Mila Schön e delle aziende di alta moda milanesi. I figli stanno portando avanti la tradizione del padre in una maniera sempre artigianale ma diversa. Nel senso che a Milano fanno la parte di progettazione e di campionatura. Poi i ricami vengono fatti, loro hanno aperto delle aziende in Nord Africa e vengono fatti in Nord Africa da, come dire, da donne berbere che sono ancora capaci di ricamare, perché da noi nessuno è più capace di ricamare sostanzialmente. Allora, come dire, questi colletti sono fatti certamente a mano, ma sono fatti semplificando il lavoro, nel senso che il ricamo è fatto su una garza e quindi si fa più a catena rispetto che se io ricamassi singolo oggetto per singolo oggetto, e poi sono applicati su colletti. Allora adesso io non mi ricordo quanto costassero, 550 euro, una cosa di questo genere.
Se fossero ricamati uno per uno a Milano, già 550 euro è un prezzo non, lo dico così, potrebbe non esserlo, però la sensazione è che fosse un prezzo così. Già quello è alto. Se fossero ricamati a Milano da Pino Grasso in persona, uno per uno, a parte il tempo di farlo fisicamente, non sarebbe un prezzo ancora più esagerato. Quindi in questo modo tu giochi su una cosa che sì è artigianale, ma è un artigianato in qualche modo industrializzato, ecco, in qualche modo a manifattura ripetitiva. I colletti sono tutti uguali e quindi si fanno in una certa. E suppongo che sia così anche dall'altra parte. Non so se ti ho deluso, però. No, no, ma il discorso dell'artigianato morente è un discorso grossissimo che andrebbe, come dire, ripensato, recuperato. Però è vero che è morente. Chi insegna a fare cosa? Ormai praticamente non hai più quelli che sono in grado di insegnare. Cioè, dall'altra parte poi le ricerche vanno tutte nell'ambito della tecnologia spinta, per cui sono due poli che sembrano un'assoluta contraddizione, potrebbero non esserlo. Potrebbero non esserlo. Basta, li lascio andare a caso. Buonasera.